Abbiamo una prova vera che gli angeli esistono. Volete sentire qual è la prova? La signora protagonista di questa storia si chiama Perah Filo. È una signora che vive in Israele, nel kibbutz, nell'area del sud di Israele che è stata colpita pochi giorni fa dall'atroce attacco terroristico. Questa signora vive in una casa da sola, sono piccole casette, e a un certo punto ha sentito l'allarme che suonava. E come sono abituati nel sud di Israele, ha preso una bottiglietta d'acqua, una coperta, e ha detto: vabbè, mi chiudo dentro nella stanza protetta che ho in casa, tanto tra qualche minuto finirà tutto. In realtà, quando si è chiusa dentro nella stanza, ha iniziato a vedere dei messaggi sul suo cellulare e ha capito che nella sua area, nella sua zona geografica, dai suoi vicini, stava avvenendo un massacro. C'erano centinaia e centinaia di terroristi che stavano entrando dentro alle case e semplicemente uccidendo le persone. Loro avevano un gruppo di WhatsApp del vicinato e continuava a vedere persone che chiedevano aiuto. Lei si è chiusa dentro questa stanza e ha detto: mi rimane solo una cosa, appellarmi alle forze celesti. E dice che lei si è seduta sulla sedia e ha iniziato a chiudere gli occhi e a dire: grazie Dio, so che tu ci sei e so che tu mi proteggi. Grazie angeli, so che voi ci siete e voi mi proteggete. E questo mantra è andato avanti per 48 ore. Dentro la sua casa si sono insediati 12 terroristi che hanno provato con tutti i mezzi possibili a buttare granate, a prendere a mitragliate la porta della stanza dove lei si trovava e non sono riusciti ad aprirla. E lei ha detto che per 48 ore ha continuato soltanto a dire dentro se stessa: io so, angeli, che voi siete con me. Io sento un'aura, qualcosa che mi sta proteggendo intorno a me. Io so che ci siete, Dio e forze celesti, che siete lì per me. Io so che le preghiere che in questo momento i miei figli e i miei nipoti stanno pronunciando per me mi stanno proteggendo. E dopo 48 ore, lei è stata una delle uniche superstiti di questa tragedia, di questo massacro. E quindi, se volevate e cercavate una prova che Dio e gli angeli esistono, ora l'avete.